Ti svegli e le tue narici percepiscono un forte odore di uova marce. Ti guardi disperatamente intorno e ti rendi conto che l'odore non viene dalla cucina di tua madre al piano di sotto. Fa un caldo incredibile e ci sono gigantesche nuvole rosse che si muovono nel cielo. Accidenti, sei su Venere. Il pianeta prende il nome dall'antica divinità romana della bellezza e dell'amore. Ma purtroppo il suo odore non corrisponde al suo nome. L'atmosfera di Venere è composta principalmente da anidride carbonica e spesse nuvole di acido solforico nascondono completamente la sua superficie da occhi indiscreti. Lo zolfo, col suo caratteristico odore, fa sì che la superficie di Venere puzzi di uova marce. Che schifo! L'atmosfera del pianeta è anche molto calda e densa. L'anidride carbonica lascia filtrare una piccola quantità di energia del Sole che raggiunge la superficie del pianeta rimanendo poi intrappolata. Questo effetto serra ha reso Venere uno dei luoghi più caldi del Sistema Solare. La buona notizia è che non saresti in grado di sentire il fetore del pianeta, perché gli esseri umani non potrebbero sopravvivere sulla sua superficie. Beh, meno male. La superficie di quasi tutti gli altri pianeti del nostro Sistema Solare ha un odore caratteristico, a differenza della Terra. Per esempio, come sarà la Luna? L'odore della Luna è simile a qualcosa chiamato polvere in fume, un propellente usato nelle armi da fuoco. In pratica, la polvere sul satellite è simile all'odore della polvere da sparo dopo l'esplosione di un colpo. Il pilota dell'Apollo 17, Eugene Cernan, dice che poteva sentirne l'odore subito dopo aver tolto la tuta nella navicella. Nessuno è esattamente sicuro del perché abbia questo odore, dato che non c'è alcuna somiglianza tra le due sostanze. Le polveri in fumi sono composti ottenuti da una miscela di due sostanze dai nomi particolari, nitroglicerina e nitrocellulosa. La polvere nera, la sua controparte più antica, è composta da carbone vegetale, nitrato di potassio e zolfo, che le conferisce un odore molto specifico, diverso da quello delle uova marce, nonostante il contenuto di zolfo. La polvere lunare è composta invece da un mucchio di sostanze che provengono principalmente da frammenti di meteoriti, ovvero ferro, magnesio e calcio. Mancano tutti quegli elementi che invece si trovano nelle polveri in fumi e nella polvere nera. La cosa più strana è che i campioni di polvere lunari riportati sulla Terra erano inodori. Gli esperti dicono che l'odore potrebbe derivare dalla reazione della polvere stessa con l'ossigeno o l'acqua all'interno del modulo lunare. L'odore potrebbe anche essere dovuto al rilascio temporaneo di particelle cariche dal Sole che erano rimaste intrappolate nella polvere. Mercurio è il pianeta più vicino al Sole e, a causa della sua atmosfera molto rarefatta, non ha un odore particolare. Marte, proprio come Venere, è un altro pianeta con un profumo decisamente particolare. Noi fortunatamente non possiamo respirare la sua aria. Il pianeta rosso, infatti, puzza di uova marce, sempre a causa dello zolfo. Qualora una colonia umana riuscisse a trasferirsi su Marte, dovrà portare un'enorme scorta di candele profumate per coprire l'odore. La buona notizia è che le quantità di zolfo sono piuttosto ridotte, quindi l'odore non sarebbe troppo opprimente. Giove invece ha lo stesso caratteristico odore di uova, ma mescolato con dei prodotti per la pulizia. Questo perché la sua atmosfera è una miscela di acido solfidrico e ammoniaca. Ma quello che si sente dipende essenzialmente dalla posizione nell'atmosfera del pianeta. Alcune regioni hanno maggiori concentrazioni di ammoniaca. Questa sostanza è usata in un mucchio di detersivi qui sulla Terra, quindi le aree ad alto contenuto di ammoniaca potrebbero avere quel forte odore acre dei prodotti per la pulizia. Molte persone affermano anche che l'odore dell'ammoniaca sia simile a quello di un paio di calzini sporchi, mai lavati. Forse è meglio evitare quelle zone del pianeta. Altre zone sono ricche di acido solfidrico, un composto contenente zolfo, quindi anche queste parti puzzerebbero come uova marce. Il terzo e ultimo profumo che troverai su Giove è quello di mandorle amare o marzapane, proprio come quello che tua nonna mette sulle torte che prepara. Questo succede nelle zone in cui una sostanza chiamata acido cianidrico è più comune. Giove è il pianeta più grande del nostro Sistema Solare. È così grande che è 2,5 volte più grande di tutti gli altri pianeti del Sistema Solare messi insieme. È anche il pianeta che gira più velocemente nel nostro Sistema Solare. Il pianeta successivo è Saturno, con i suoi anelli. La sua atmosfera è composta per circa il 96% di idrogeno e il 4% di elio. Sì, proprio quel gas che fa diventare la tua voce stridula. Sia l'idrogeno che l'elio sono inodori, quindi Saturno probabilmente non ha un odore forte. Tuttavia, ci sono delle tracce di ammoniaca, il gas dei calzini puzzolenti.
L'atmosfera di Saturno ha anche un po' di fosfina, che a volte puzza di aglio o pesce in decomposizione. Nell'aria quindi potrebbe esserci solo un leggero olezzo. L'atmosfera di Saturno è spessa solo 60 km. La nostra atmosfera qui sulla Terra ha uno spessore di quasi 480 km. Su Saturno sono presenti alcuni dei venti più forti del nostro sistema solare. Possono raggiungere la spaventosa velocità di 1800 km orari. Una delle lune di Saturno si chiama Titano e ha un odore decisamente singolare. La sua atmosfera è formata da un composto chiamato benzene che, se inalato, può produrre effetti davvero strani. Può farci sentire le vertigini e farci fischiare le orecchie. In realtà non ha un odore così cattivo. Il suo profumo assomiglia a quello delle mandorle. Ora è il momento di fare un salto su Urano. Questo gigante gassoso si è guadagnato la reputazione di essere il pianeta più puzzolente di tutto il sistema solare. Possiamo infatti trovare un bel po' di sostanze puzzolenti in sospensione sul pianeta. La sua formazione superiore è composta principalmente di acido solfidrico. Sì, proprio quella molecola che rende le uova marce così maleodoranti. Le temperature sono così rigide su Urano che potresti morire prima ancora di aver avuto la possibilità di annusare qualcosa. La temperatura dell'atmosfera di Urano arriva anche a meno 235 gradi centigradi. È così fredda che congelerebbe quasi istantaneamente chiunque. L'ultimo pianeta del nostro sistema solare è Nettuno, freddo quanto Urano, con una temperatura di circa meno 225 gradi centigradi. Anche Nettuno ha un cattivo odore. Alcuni scienziati dicono che abbia lo stesso odore delle alghe lasciate dal mare sulla spiaggia. Altri dicono ancora che puzza di uova marce, perché contiene un mucchio di molecole di acido solfidrico. Ma, come su Urano, non avrai nemmeno il tempo di annusare il cattivo odore. Essendo il pianeta più distante dal nostro Sole, è buio, freddo come il ghiaccio, e ha venti che soffiano a velocità supersoniche. Nessuno sarebbe in grado di sopravvivere di fronte a uno dei geli di uragani che imperversano costantemente sul pianeta. Nettuno è l'unico pianeta del nostro sistema solare che non è visibile ad occhio nudo. Fino ad ora abbiamo parlato dei pianeti, ma che odore ha lo spazio? Beh, lo spazio è per lo più un ambiente vuoto, il che significa che in realtà non contiene alcuna molecola, quindi non c'è praticamente nulla da odorare. Ma alcuni astronauti hanno detto che lo spazio puzza un po' di carne fritta o di metallo caldo. Questo odore è più facilmente percepito nei primi istanti dopo che gli astronauti rientrano nella navicella. Chiudono l'airlock, ripressurizzano l'ambiente e si tolgono il casco. Ma ci sono un sacco di altre teorie che suggeriscono che l'odore della carne non sia in realtà quello dello spazio, o dell'attrezzatura che attiva la camera di compensazione, o dalle interazioni tra le particelle dello spazio e le tute spaziali. L'astronauta Tony Antonelli ha detto che lo spazio ha sicuramente un odore diverso da qualsiasi altra cosa. Parlando dei suoi compagni di viaggio nello spazio che arrivavano sulla stazione orbitante, un altro astronauta, Don Petit, ha detto di aver notato che questo odore era sulla loro tuta, sul casco, sui guanti e sugli attrezzi. Una cosa che sicuramente sappiamo che ha un odore, però, sono le comete. Se potessi respirare a pieni polmoni una grossa zappata di una cometa, probabilmente ti farebbe sentire stordito e forse anche male. L'odore delle comete è un mix di uova marce, vecchi calzini puzzolenti, mandorle e anche un pizzico di laboratorio di dissezione biologica. Il lato positivo però è che la presenza di acido solfidrico e anidride solforosa nei gas della cometa bloccherebbe il tuo senso dell'olfatto dopo la prima annusata, quindi ti salverebbe dal fetore. La cattiva notizia è che quasi tutti gli ingredienti che compongono l'odore di una cometa sono tossici, quindi probabilmente vorrai evitare di entrarne in contatto. All'epoca delle missioni Apollo, gli astronauti di ritorno dalla Luna dissero che la polvere sabbiosa che ricopre il suolo del nostro satellite aveva un peculiare odore e sapore. Sì, l'hanno assaggiata. Un odore di polvere da sparo. Ovviamente non c'è polvere da sparo sulla Luna. La polvere lunare è composta in gran parte di silice, risultato degli impatti meteoritici. Le meteore che colpiscono la superficie lunare a grandissima velocità riscaldano la temperatura del suolo, trasformandolo praticamente in vetro. L'impatto però polverizza tutto ciò che colpisce, creando quella sottile polvere grigia. Per il resto la polvere lunare è composta di ferro, calcio e magnesio. La polvere da sparo invece consiste per lo più di salnitro, carbone e zolfo. Ma allora perché la polvere lunare ha un odore simile alla polvere da sparo? Non solo, perché una volta riportati dei campioni sulla Terra, la polvere lunare non aveva alcun odore?
Una possibile spiegazione è che la Luna somiglia in un certo senso ai nostri deserti sabbiosi come il Sahara, secco e arido. Annusando l'aria nel deserto si nota subito che non ha alcun odore. Ma se per caso dovesse piovere, ecco che l'acqua e l'umidità solleveranno ogni sorta di odori dal terreno, prima intrappolati nella sabbia. Stessa cosa forse con la polvere lunare. Portata qui sul nostro pianeta non aveva più alcun odore, tra l'altro gli astronauti non possono annusare nulla da dentro il loro casco spaziale. Dentro il modulo lunare, però, l'umidità era entrata in contatto con i campioni di polvere, creando quello strano odore. Un'altra ragione potrebbe essere la reazione della polvere lunare esposta alle particelle ionizzate del vento solare. Le particelle colpiscono la superficie della Luna di continuo, perché il nostro satellite non ha atmosfera, quindi nessuna protezione dal vento solare. Le particelle sono leggerissime, possono volar via ed evaporare al minimo movimento di superficie. Quando gli astronauti portarono campioni di suolo lunare sul loro modulo, le particelle ionizzate iniziarono a muoversi, forse causando quell'odore. Il che spiegherebbe anche come mai i campioni abbiano poi perduto il loro odore. Leggere come sono, le particelle sono volate via dai campioni quando erano ancora nel modulo lunare. Spostati poi in contenitori isolati a vuoto, gli ioni ormai erano andati via tutti. Ma attenzione, quei contenitori forse non erano del tutto sigillati. La polvere lunare è fatta in pratica di piccolissimi cristalli dai bordi affilati. Forse i cristalli hanno creato microscopici tagli nei contenitori, facendo entrare aria e umidità e facendo fuoriuscire le particelle ionizzate. Sarà necessario studiare a fondo la polvere direttamente sulla Luna per capire meglio le sue proprietà. La superficie lunare è letteralmente costellata di crateri da impatto, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione degli scienziati. Più che un cratere da impatto, somiglia a un tubo, un ingresso a qualche sistema di caverne nel sottosuolo lunare. Gli scienziati hanno rilevato una precisa eco che suggerisce come il suolo al di sotto sia cavo. La stessa eco è stata rilevata anche in altre posizioni vicine al cratere, quindi è possibile che vi siano sistemi di gallerie. Il cratere è largo quanto un intero campo da calcio. Può darsi che sotto la superficie della Luna ci sia un intero paese delle meraviglie, un possibile rifugio sicuro per gli astronauti o magari un attracco per future colonie lunari. Nessuno è mai rimasto sulla Luna per più di 3 giorni a causa delle condizioni a dir poco ostili del nostro satellite. Estrema escursione termica, atmosfera quasi assente e nessun campo magnetico a proteggerci dalle micidiali radiazioni solari. Gli astronauti indossano tute protettive, ma la protezione dura solo pochi giorni. Un tunnel sotterraneo sarebbe quindi ideale, come i tunnel di lava creati dai flussi di magma ormai spenti nel sottosuolo terrestre. Quando la lava scorre e poi si ferma, il tunnel pian piano si svuota e diventa cavo. Sul nostro pianeta ce ne sono molti, ma nessuno grande come il tunnel individuato sotto quel cratere lunare. Nel 1178, quando io non c'ero ancora, 5 testimoni in Inghilterra riferiscono di aver visto la Luna spaccarsi in 2, a partire dall'alto. Sì, era in fase di luna crescente durante l'evento. La spaccatura si allargò e ne fuoriuscirono fuoco e fiamme. Il monaco che tramandò l'evento nelle sue cronache scrisse di fiamme incandescenti sputate fuori con carboni ardenti e scintille. La Luna poi cominciò a tremare e a pulsare, si fermò e assunse una tonalità un po' più scura. L'evento restò dimenticato finché, a metà del XX secolo, catturò l'attenzione di alcuni scienziati. Questi ultimi lessero la cronaca e capirono che la spaccatura descritta nel libro corrispondeva a un enorme cratere lunare, largo almeno 22 chilometri. Un cratere simile può essere opera solo dell'impatto di un grande asteroide. Investigando più a fondo, gli studiosi confermarono che il cratere in questione era molto recente in termini astronomici. Risaliva appunto a circa 800 anni prima. In quel caso però ci sarebbero stati anche milioni di frammenti dell'impatto precipitati sulla Terra. La gente avrebbe assistito a una spettacolare pioggia di meteore. Le stelle cadenti nel cielo sarebbero rimaste impresse nella memoria e nelle cronache dell'epoca. Invece pare non sia accaduto nulla. Per questo altri scienziati ritengono che quel cratere sia molto più antico. La teoria più accreditata e verosimile l'ho data tra 1 e 10 milioni di anni fa. Se fosse davvero apparso solo 800 anni fa, la superficie della Luna intorno al cratere sarebbe ancora molto più calda di quanto sia adesso. Ma allora, cos'è accaduto davvero nel lontanissimo 1178? Probabilmente i testimoni furono solo molto fortunati nell'alzare gli occhi al cielo mentre un asteroide veniva incenerito nella nostra atmosfera.
Lo spettacolo fu senza dubbio impressionante e, visto da una certa angolazione, venne scambiato come un'improbabile esplosione della Luna. Questo spiegherebbe anche come mai così poche persone riferiscono dell'evento. L'angolazione giusta era ristretta ad appena pochi chilometri. Tornando sulla Luna, di recente sono state scoperte tracce di acqua e di ossigeno. L'acqua è stata forse portata sul nostro satellite dagli asteroidi precipitati sulla sua superficie, i quali non di rado trasportano preziose molecole di H2O. Possibile quindi che qualche traccia sia rimasta dopo l'impatto. Naturalmente l'acqua è pochissima, ce n'è di più nel Sahara che sull'intera superficie lunare. L'ossigeno invece è molto rarefatto, il che significa che non è ancora possibile per noi respirare sulla Luna. Tutto a causa del vento solare. Onde di energia disperse dal Sole ad altissima velocità e capaci di portar via molecole di ossigeno dalla nostra stratosfera lontano nello spazio. Alcune di queste molecole hanno alla fine raggiunto la Luna, il che spiega anche un fenomeno molto curioso. La Luna si sta arrugginendo. Sul suolo lunare c'è molto ferro che, come si sa, esposto all'ossigeno e all'acqua, arrugginisce. Alcune zone sulla Luna appaiono già ora leggermente più rosse di altre. Sono quelle in cui vi è la più alta concentrazione di queste molecole. Se il processo dovesse continuare, in un futuro remotissimo la Luna somiglierà a Marte, colorata di rosso. In effetti il pianeta rosso ha questo colore proprio a causa del processo di corrosione in corso da milioni di anni. Un tempo su Marte c'erano fiumi e oceani e l'atmosfera conteneva ossigeno. Un altro curioso fenomeno lunare sono le luci blu e rosse che ogni tanto si vedono durante le fasi di luna crescente. Si tratta di lampi velocissimi che durano meno di un batter d'occhio. In effetti si tratta davvero di lampi, o meglio, fulmini, scariche elettriche. A causarle sono le forze di marea che provocano forti stress meccanici nelle rocce. Si genera così un campo elettrico da cui partono quei lampi blu osservati con sorpresa da molti. Per tua informazione, comunque, è ufficiale. La Luna, purtroppo, non è fatta di formaggio. Un vero peccato. Se stessi fluttuando nello spazio, nessuno potrebbe sentirti sussurrare, parlare o urlare di orrore nel vedere un gigantesco asteroide venire verso di te. Non solo saresti molto lontano dalla Terra, ma il suono ha bisogno di spazio per viaggiare. I suoni sono vibrazioni di molecole e atomi in qualcosa, come l'acqua o l'aria. Il tuo corpo raccoglie le onde sonore attraverso il condotto uditivo e il timpano. Le vibrazioni che riceviamo si trasformano poi in segnali elettrici in modo che il nostro cervello possa capirle e riconoscerle. Le frequenze dei suoni che gli esseri umani possono sentire sono comprese tra i 20 e i 20.000 Hz. Il suono viaggia 4 volte più velocemente nell'acqua perché le molecole sono più vicine tra loro. E più velocemente nell'acciaio che nell'acqua e nell'aria. Il suono naturale più forte sul nostro pianeta è quello prodotto da un vulcano in eruzione. Non è sicuro al 100%, ma gli scienziati ritengono che l'eruzione del Krakatoa nel 1883 sia stato il suono più forte che l'umanità abbia mai sentito. È esploso con una forza enorme, ha distrutto la sua isola e ha rilasciato nell'atmosfera 20 milioni di tonnellate di zolfo. La gente l'ha persino sentito a 4.800 km di distanza. Sarebbe come se qualcuno producesse un suono a New York e si sentisse in Irlanda. Il suono può assumere molte forme, ma gli umani lo conoscono meglio sotto forma di onde di pressione che si muovono nell'aria. Il suono passa più lentamente attraverso i gas pesanti e l'aria fredda. E più velocemente attraverso gas leggeri, ad esempio l'elio. Non ci sono acqua o aria nello spazio, quindi il suono non ha nulla su cui viaggiare. La nostra atmosfera è composta da 10 trilioni di atomi ed è come se il suono viaggiasse attraverso una densa zuppa. Ci sono solo 10 atomi per metro cubo nello spazio. Ciò significa che lo spazio è vuoto e silenzioso. Ma non è sempre stato così. L'universo ha dai 10 ai 20 miliardi di anni. È apparso come risultato del Big Bang. Non è stata un'esplosione partita da un punto, ma è come se lo spazio fosse apparso ovunque nell'universo allo stesso tempo.
Allora l'intero universo era come una palla di plasma incandescente. Era molto più spesso di oggi, quindi il suono poteva attraversarlo. Mentre l'universo si stava formando, produceva delle onde d'urto. E loro producevano un rombo cosmico molto più profondo di quanto le nostre orecchie possano normalmente rilevare. Questi sono i primi suoni che l'universo ha mai prodotto nella fase in cui si stava ancora formando. Gli scienziati li hanno decodificati e realizzato una versione che possiamo effettivamente ascoltare. Col passare del tempo, l'universo si è esteso. Oggi è molto più ampio, vuoto e silenzioso. Ma meglio così. Se il suono viaggiasse con facilità nello spazio, sentiremmo costantemente forti esplosioni, crepitii, lamenti e altri suoni emessi dai corpi celesti. Anche il Sole fa rumore. Ecco il suono delle sue vibrazioni create da loop, onde, eruzioni e altre attività. Il Sole crea trilioni e trilioni di watt di energia sonora, qualcosa come delle pulsazioni o un battito cardiaco molto basso. E questo aiuta i ricercatori a capire cosa sta succedendo all'interno del Sole e a comprenderne gli strati. Se non fosse così smorzato, per noi sulla Terra sarebbe come sentire continuamente un martello pneumatico. Se andassi con un amico a fare una passeggiata sulla superficie lunare, non vi sentireste. Niente aria, nessun suono. Ma questo non significa che la Luna non ne produca. Quando la prima navicella spaziale è atterrata sulla Luna, ha causato degli incidenti che in seguito hanno portato a terremoti lunari. Gli scienziati quindi misurarono le vibrazioni che attraversavano la Luna per capirne la struttura interna. Si resero conto di aver causato delle vibrazioni durate più a lungo di quanto si aspettassero e più a lungo di qualsiasi vibrazione simile sulla Terra. Era come se quei terremoti stessero producendo il suono di una campana. Quando si verificano dei terremoti, l'umidità nel terreno si comporta come una spugna. Assorbe l'energia delle onde che si diffondono fino a quando gli effetti non terminano, ed è l'acqua a fermare il terremoto. La Luna è secca, più simile a una roccia solida. I terremoti lunari sono meno intensi, ma non c'è acqua per fermarli, quindi le vibrazioni vanno avanti e indietro. A un certo punto la solida roccia li ferma, e si ferma anche quel rintocco. Ma vediamo cosa succede con il suono su pianeti diversi. Nettuno, Urano e Saturno sono fatti principalmente di elio e idrogeno. Questi gas sono più leggeri dell'atmosfera sul nostro pianeta, quindi la tua voce risulterebbe più acuta. Ma ogni pianeta ha delle peculiarità che fanno cambiare il suono. Nettuno ha delle oscure profondità, Urano le nuvole di metano, ma sono entrambi ghiacciati, fatti di gas e hanno particelle di ghiaccio nella loro atmosfera. Saturno, un gigante gassoso, vanta tempeste selvagge e impetuose. La più grande luna di Saturno, Titano, è l'unica ad avere una vera atmosfera. È più spessa di quella che abbiamo noi sulla Terra, fa molto freddo e piove metano liquido. Nel 2005 i ricercatori hanno inviato la navicella spaziale Huygens, che è riuscita a registrare un audio incredibile che potresti trovare familiare. Il suono dei venti, ma a miliardi di chilometri di distanza da noi, su Titano. Se fossi lì, potresti sentire un suono simile a una cascata, che è in realtà metano liquido che scorre. Trasferiamoci su Giove. Non c'è una superficie solida, è fatto di gas, che diventa più denso man mano che si va in profondità. A un certo punto si trasforma in liquido. Il suono è diverso in ciascun strato. Giove è in realtà piuttosto rumoroso ed emette suoni bizzarri. Crea intense tempeste radio con potenti fulmini. Lì sentiresti echi ed echi che vanno avanti e indietro. Marte. La sua atmosfera è più sottile di quella terrestre, quindi non ci sono molte molecole per far viaggiare il suono. I venti possono diventare piuttosto potenti, come i nostri uragani, ma su Marte sembrerebbero una leggera brezza. Infatti, non sentiresti la tempesta. Forse sentiresti la polvere che si raccoglie e che sbatte contro la tua tuta spaziale. Nell'atmosfera rarefatta, la tua voce sarebbe più calma e non viaggerebbe lontano. Qualcuno potrebbe stare in piedi accanto a te a urlare e probabilmente non lo sentiresti. L'aria a bassa densità
renderebbe le nostre voci più acute, ma le temperature fredde, come su Marte, rallenterebbero il suono, riequilibrandolo. La tua voce sembrerebbe distante e sfocata. Immagina di ascoltare uno strumento come una chitarra o un pianoforte. Sarebbe come la melodia lontana e ovattata di un sogno. Il suono su Venere è l'opposto che su Marte. Venere ha un'atmosfera densa, molto più densa della nostra, qualcosa tra l'acqua e l'aria. Lì sentiresti i suoni come quando sei sott'acqua. L'ambiente è un po' diverso, con 482 gradi centigradi e 100 tonnellate di pressione atmosferica. Ma supponiamo che tu abbia una tuta spaziale magica che ti protegge dal calore e dalla pressione. Su Venere sentiresti un tuono. 40 anni fa una navicella spaziale è atterrata con successo sulla sua superficie ed è rimasta accesa per quasi un'ora prima di spegnersi. Ha raccolto questi suoni di forti venti. Se iniziassi a parlare su Venere, la tua voce sarebbe, all'inizio, molto bassa a causa dell'atmosfera densa. Ma poi suonerebbe più alta perché l'aria calda aumenta la velocità del suono. Sarebbe tutto un po' distorto e attutito, mischiato con i suoni dei tuoni intorno a te. Mercurio è un corpo roccioso senza atmosfera, quindi stare in piedi sulla sua superficie e parlare sarebbe come cercare di parlare mentre si fluttua nello spazio. Inutile. Sarebbe come stare nel vuoto assoluto, il che ti può far pensare che su Mercurio non ci sia nessun suono. Tuttavia puoi sentire anche se non attraverso l'aria. Ma le rocce. Metti l'orecchio a terra. Forse sta arrivando un terremoto. L'universo è un luogo connesso dalla luce. La luce può andare ovunque attraverso qualsiasi punto nello spazio, ma non il suono. Noi non solo abbiamo un pianeta che supporta la vita, ma offre un'ampia gamma di suoni. Anche senza di noi non sarebbe un posto silenzioso. Una leggera brezza che accarezza dolcemente le cime degli alberi, terremoti, vulcani, deserti. L'oceano, con le sue onde in superficie e suoni spaventosi in profondità. Lassù è un tranquillo mistero, ma quaggiù è vera magia.